Preghiere varie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, fa di noi persone capaci di servire. Mettici al servizio dei nostri fratelli e sorelle più soli, più emarginati, più bisognosi di cure e di aiuto. Da loro il pane quotidiano insieme al nostro amore, pieno di comprensione, di pace, di gioia. Signore, fa di noi persone capaci di servire, per portare l'amore dove c'è l'odio, lo spirito del perdono dove c'è l'ingiustizia, l'armonia dove c'è la discordia, la verità dove c'è l'errore, la fede dove c'è il dubbio, la speranza dove c'è la disperazione, la luce dove ci sono le tenebre, e la gioia dove c'è la tristezza. Signore, fa di noi persone capaci di servire e di vivere solo dell'amore che tu ci doni. Di Don Angelo Saporiti. E quando donate voi stessi, che date veramente? Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per essere ricambiati. E questo nascosto desiderio guasta i loro doni. E ci sono quelli che hanno poco e lo danno tutto. Essi credono alla vita e alla generosità della vita, e il loro scrigno non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia, e questa gioia è la loro ricompensa. Attraverso le mani di ognuno di essi Dio parla, e dietro i loro occhi sorride alla terra. È bene dare quanto ci viene chiesto, ma è meglio dare senza che nulla ci venga chiesto, comprendendo i bisogni degli altri. Di Gibran. Preghiera della strada. Apri, mio Signore, il sentiero della vita e guidami sulla strada dei tuoi desideri. Insegnami i luoghi della tua dimora e fa risplendere ai miei occhi la mite delle mie fatiche. Dammi di capire questa inquietudine che mi fa uomo della strada, questa curiosità che mi fa investigatore di bellezze, questa gioia che mi dà il gusto della vita e la volontà di fare del bene sulla terra. Dammi di capire la bellezza delle cose e la parola che tu esprimi, a mio insegnamento della loro profondità. Dammi di comprendere la bontà delle cose e di saperne rettamente usare per la tua gloria e per la mia felicità. La mia preghiera, il mio canto, il mio lavoro, tutta la mia vita, siano espressioni di riconoscenza verso di te. Concedimi di capire gli uomini che incontro sul mio cammino e il dolore che nascondono, e quelli che dividono con me la fatica della strada, l'amore dell'avventura, la soddisfazione della scoperta. Dammi il dono della vera amicizia e della vera allegria. Fammi cordiale, attento, magnanimo, puro, misericordioso. Fammi sentire la voce della strada, quella che mi invita sulla via del mondo a conoscere sempre di più i segni del tuo amore, quella che batte il cammino dei cuori, quella che conosce il sentiero delle altezze dove tu abiti, nello splendore della verità. Lontano da te e dalle tue vie, fammi sentire l'inutilità del tutto, il silenzio delle cose e della casa. A questa casa dammi di poter giungere dove tu, per tutti i santi, sei bellezza vera, luce increata, amore pieno, riposo perfetto. Amen. La strada di Der Weng. Fammi capire l'amore cristiano. Fammi comprendere come ami tu, con santo ardore. Fammi comprendere sempre più l'importanza capitale dell'amore del prossimo. Mostrami tutte le esigenze della carità affinché
io non mi permetta di restringerle indebitamente. Fammi guardare gli altri con benevolenza, così da saper scoprire tutto il bene che nascondono in sé. Fammi partecipe della tua dolcezza, affinché mi avvicini al prossimo con umiltà. Fa scaturire in me la spontaneità dell'erudizione, la sollecitudine nel soccorrere gli altri o nel servirli. Impregnami del profumo della tua bontà, perché essa rifletta in me attraverso un'amabilità delicata e proveniente. Rendimi accogliente per i dolori e le gioie altrui, comprensivo nelle loro difficoltà. Sostieni la mia pazienza e dammi la forza di dimenticare immediatamente tutto ciò che mi ferisce e che mi irrita. Fammi amare il prossimo sinceramente e fino in fondo, con un dono di me stesso che non indietreggi mai davanti al sacrificio. Di Galò. Preghiera. Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere te nei nostri fratelli e sorelle. Apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo udire le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura. Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu ci ami. Donaci di nuovo il tuo spirito, Signore, perché diventiamo un cuor solo e un'anima sola. Nel tuo nome. Amen. Di Madre Teresa di Calcutta. Tu attraverso me. All'angolo della strada c'è qualcuno, Signore, che aspetta te che sei la vita. Intorno alla tavola della famiglia c'è qualcuno che aspetta te che sei l'amore. Sul banco della scuola c'è qualcuno che aspetta te che sei la verità. Nella fabbrica c'è qualcuno che aspetta te che sei la giustizia. Nell'ufficio c'è qualcuno che aspetta te che sei la porta. Nelle miniere c'è qualcuno che aspetta te che sei la luce. Ma tu, oh Signore, puoi essere ovunque presente attraverso me. Conducimi su tutte le strade dell'uomo a seminare il tuo messaggio. Fammi capire che devo essere presente non soltanto per vivere accanto ai poveri, quanto per essere povero, non soltanto per evangelizzare, quanto per essere evangelizzato, perché sei tu che attraverso me devi andare avanti e io devo restare nell'ombra. Amen. Dini. Donaci occhi per vedere. Donaci, Signore, occhi per vedere la necessità del mondo e un cuore per amare l'universo che tu ami. Donami un cuore di carne, non un cuore di pietra, per amare Dio e gli uomini. Donami il tuo stesso amore, per amare veramente, dimentico di me stesso. Donami la tua luce, per riconoscere i tuoi segni. Donami di conoscerti negli altri e di conoscere in loro la tua voce e i tuoi desideri. Signore, ho bisogno dei tuoi occhi. Dammi una fede viva. Ho bisogno del tuo cuore. Dammi una carità e tutta forza. Ho bisogno del tuo soffio. Dammi la tua sapienza, per me e per la tua Chiesa. Dammi la capacità di compiere pienamente ciò che tu mi chiedi. Di Suenens. Gesù Signore, Signore, guaritore supremo, mi inchino davanti a te, perché ogni dono perfetto deve provenire da te. Ti prego, concedi abilità alle mie mani, una visione chiara alla mia mente, gentilezza e umiltà al mio cuore. Dammi unicità di intenti, forza per sollevare una parte del fardello del mio prossimo sofferente e la comprensione del privilegio di cui godo. Togli dal mio cuore scaltrezza e mondanità, perché possa confidare in te con la semplice fede di un bambino. Amen. Di Madre Teresa.
Signore, vuoi le mie mani? Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata aiutando i poveri e i malati che hanno bisogno? Signore, oggi ti do le mie mani. Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata visitando coloro che hanno bisogno di un amico? Signore, oggi ti do i miei piedi. Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata parlando con quelli che hanno bisogno di parole d'amore? Signore, oggi ti do la mia voce. Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata amando ogni uomo solo perché è un uomo? Signore, oggi ti do il mio cuore. Di Madre Teresa. Preghiera. Dio solo può dare la fede. Tu però puoi dare la tua testimonianza. Dio solo può dare la speranza. Tu però puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli. Dio solo può dare l'amore. Tu però puoi insegnare all'altro ad amare. Dio solo può dare la pace. Tu però puoi seminare l'unione. Dio solo può dare la forza. Tu però puoi dare sostegno a uno scoraggiato. Dio solo è la via. Tu però puoi indicarla agli altri. Dio solo è la luce. Tu però puoi farla brillare agli occhi di tutti. Dio solo è la vita. Tu però puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere. Dio solo può fare ciò che appare impossibile. Tu però potrai fare il possibile. Dio solo basta a se stesso. Egli però preferisce contare su di te. Canto brasiliano. Per essere misericordiosi, desidero, Signore, trasformarmi interamente nella tua misericordia ed essere un riflesso vivo di te. Fa che il tuo grande attributo divino, cioè la tua sconfinata misericordia, giunga al mio prossimo attraverso il mio cuore e la mia anima. Aiutami, o Signore, ad avere occhi misericordiosi, in modo che io non nutra mai sospetti verso gli altri e non giudichi sulla base delle apparenze esteriori, ma sappia scorgere ciò che c'è di bello nell'anima del mio prossimo e gli sia di aiuto. Aiutami perché il mio udito sia misericordioso e io sappia ascoltare le necessità degli altri e non sia mai indifferente ai dolori e ai gemiti del mio prossimo. Aiutami, o Signore, perché la mia lingua sia misericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del mio prossimo, ma abbia per ognuno parole di conforto e di perdono. Aiutami, o Signore, perché le mie mani siano misericordiose e piene di buone azioni, in modo che io sappia fare solo del bene al prossimo e prenda su di me le fatiche più pesanti e penose. Aiutami, perché i miei piedi siano misericordiosi e io sappia sempre accorrere in aiuto degli altri, vincendo la mia indolenza e stanchezza. Il mio riposo sia nella disponibilità verso il prossimo. Aiutami, o Signore, perché il mio cuore sia misericordioso e capace di condividere le altrui sofferenze e difficoltà. Fa che il mio cuore non si rifiuti mai a nessuno, neppure a coloro che abuseranno della mia bontà, e io trovi sempre rifugio nel misericordiosissimo tuo cuore. O Gesù, amen. Preghiera per la santità di vita. Credo, Signore, ma fa che io creda con maggiore fermezza. Spero, Signore, ma fa che io speri con maggiore fiducia. Ti amo, Signore, ma fa che ami con più ardente affetto. Mi pento dei miei peccati, ma fa che io senta il mio pentimento con perfetta contrizione. Dirigimi con la tua sapienza, consolami con la tua bontà, proteggimi con la tua potenza. Siano tuoi i miei pensieri, tue le mie parole, secondo la tua legge le mie azioni, tue le mie sofferenze. Illumina il mio intelletto, infiamma la mia volontà, purifica il mio corpo, santifica l'anima mia, rendimi prudente nei consigli,
coraggioso nei pericoli, paziente nelle avversità, umile nelle prosperità, assiduo nella preghiera, sobrio nel cibo, solerte nel lavoro, costante nei propositi. Fammi comprendere, un buon Dio, come è piccolo ciò che è terreno, come grande ciò che è divino, quanto è breve ciò che è temporaneo, quanto è sicuro ciò che è eterno. Che io mi prepari alla morte, tema il giudizio, eviti l'inferno, raggiunga il paradiso. Di Clemente XI, Litanie dell'umiltà. Da ogni odio e da ogni invidia, liberaci, o Signore. Da ogni risentimento e rancore, liberaci, o Signore. Da ogni rivalsa, liberaci, o Signore. Da ogni pregiudizio, liberaci, o Signore. Da ogni forma di egoismo, liberaci, o Signore. Da ogni ingiustizia e da ogni viltà, liberaci, o Signore. Da ogni tendenza a giudicare e condannare, liberaci, o Signore. Dalla mormorazione e dalla critica, liberaci, o Signore. Da ogni giudizio affrettato e da ogni calunnia, liberaci, o Signore. Dall'orgoglio e dall'ostentazione, liberaci, o Signore. Da ogni permalosità e impazienza, liberaci, o Signore. Dalla tendenza ad appartarci, liberaci, o Signore. Dal sospetto e dalla sfiducia, liberaci, o Signore. Da ogni cattiva disposizione, liberaci, o Signore. Da ogni forma di indifferenza, liberaci, o Signore. Da ogni scortesia e sospetto, liberaci, o Signore. Da ogni suggestione del demonio, liberaci, o Signore. Da ogni offuscamento delle passioni, liberaci, o Signore. Perché vogliamo veramente bene ai nostri fratelli, esaudiscici, o Signore. Perché siamo tra noi un cuore solo e un'anima sola, esaudiscici, o Signore. Perché i nostri sentimenti siano come quelli del tuo cuore, esaudiscici, o Signore. Perché rimaniamo uniti nello spirito, esaudiscici, o Signore. Perché siamo concordi nell'azione, esaudiscici, o Signore. Perché sappiamo comprenderci, esaudiscici, o Signore. Perché sappiamo ammettere i torti, esaudiscici, Signore. Perché sappiamo perdonarci reciprocamente, esaudiscici, Signore. Perché diventiamo servi premurosi gli uni degli altri, esaudiscici, o Signore. Perché siamo sempre sinceri e aperti fra di noi, esaudiscici, Signore. Perché nelle nostre case regni la gioia della carità, esaudiscici, Signore. Perché nella nostra carità il mondo veda il Signore, esaudiscici, Signore. Gesù, che sei venuto sulla terra per servire gli uomini, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù che hai amato i poveri, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù che hai consolato i sofferenti, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù che hai sofferto con i peccatori, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù che hai parlato dolcemente a chi ti schiaffeggiava e ti tradiva, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù che hai raccolto l'invocazione del ladrone, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù che hai lodato il buon samaritano, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù che sei morto sulla croce, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù che continui a rinnovare il tuo sacrificio d'amore per noi, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù che ti fai cibo per sostenerci nel nostro cammino, rendi il nostro cuore simile al tuo. Santa Maria, Vergine piccola ed umile, prega per noi. Santa Maria, Vergine piena d'amore e di carità, prega per noi. Agnello di Dio che vivi nell'amore del Padre, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che hai portato agli uomini l'amore del Padre, esaudiscici. Agnello di Dio che ti immoli per amore degli uomini, convertici. Perdonaci, o Signore, tutti i nostri peccati, come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso. Preghiamo. O Dio, che resisti ai superbi e dai la grazia agli umili, concedici la virtù della vera umiltà, di cui l'unigenito tuo Figlio si è fatto esempio, affinché non provochiamo mai il tuo sdegno con l'orgoglio, ma otteniamo piuttosto il dono del tuo amore, ubbidendo umilmente alla tua parola, per Cristo nostro Signore. Amen. Per il dono della pazienza.
nella vostra pazienza possederete le vostre anime. Luca 21,19. Tu l'hai detto, mio Gesù, e in questo momento ho proprio bisogno di pazienza. Pazienza con le cose che non sono quasi come io le vorrei. Pazienza con gli avvenimenti spesso contrari e che sembrano studiati per infrangere la mia fatica e la mia costanza. Pazienza con le persone che mi circondano e che mettono a dura prova la mia sopportazione. Ti chiedo inoltre la pazienza di misurare le parole, dominare i nervi, usare un tono dolce e mai aggressivo della voce. Ti chiedo la pazienza di non lasciarmi mai trasportare da parole troppo facili di disprezzo, di giudizio, di valutazione. Ti chiedo infine la pazienza di non dire e non fare qualcosa quando so di non essere nella forma di perfetto equilibrio, per non dovermi pentire di aver agito impazientemente. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.